Allora, la chiaroveggenza la farai perché c'è una felicità importante. Il tuo pensiero ti porta sempre a pensare di non riuscire. Contento. Togliamo il pensiero e andiamo nello studio. Nasce il 14 gennaio del 72. Ok, Allora, sì, si chiama vado Simona avanti. Ferretti. Ciao Dice: Simona. Lorena, ciao, eccomi. Ui, aspetta perché qua parla di me. Ui. Già tirerai indietro, ascolta, va bene, dai, ormai la faccio. Lorena, ciao, Vabbè, dai. eccomi. Ti faccio la mia domanda, se puoi rispondere, per favore. Riuscirò a fare con la guida del maestro, grazie per il maestro Fabio Nezzak, cioè praticare la chiaroveggenza, quindi riuscire, diciamo, ad arrivare alla meta della chiaroveggenza. Ti ricordo la mia data di nascita, 14 gennaio 1972. Grazie Lorena. Grazie a te per la domanda. Vai, andiamo. Allora, Ok, buona Simona. lettura, abbi pietà. Grazie. Ciao Simona. Allora, vediamo un attimo. Allora. A volte, Simona, a volte fai fatica a rinascere sulle cose che ti succedono. È come se scendessi un attimo, un pochino idealizzi troppo le persone e poi rimani delusa. Mi raccomando, perché queste cose abbassano un pochino la frequenza, tutto riuscirà perché riuscirai a fare chiaroveggenza, ma devi stare attenta alle tue frequenze, perché quando vai un pochino in crisi con persone che comunque ti hanno deluso, un po' non sei al massimo della tua energia, pensi pure che non riesci a fare quello che ti sei prefissata di fare. Devi impegnarti moltissimo nello studio, ma non permettere a queste energie di abbassare le tue frequenze, perché comunque la chiaroveggenza sono frequenze alte pure, e queste cose, queste delusioni un pochino ti appesantiscono. Allora, la chiaroveggenza la farai perché c'è una felicità importante. Ma il Sono tuo pensiero ti porta sempre a pensare di non riuscire. contento. Togliamo il pensiero e andiamo nello studio. Ma una brava persona, sono contento che abbia avuto questa risposta. È vero che lei, se mi posso permettere, mia Sì. idea personale, lei un po' idealizza, cioè lei è troppo buona, ha questo carattere, lei è troppo buona, no? E lui quindi, lei dice, c'è l'etichetta del maestro, della maestra, lei è disposta a crederci fino all'ultimo secondo. E secondo me è proprio vera questa cosa. Quindi non per vantarmi, ma secondo me lei ha fatto la sua scelta e secondo il mio punto di vista lei ci arriva. Poi le Sì, carte la confermano. arriva sicuramente, però deve, cioè, idealizzare le persone se non, la persona non è come lei pensava, oppure si era fatta un'idea, uscire subito da quel 19 nell'anno, cioè esci subito dall'idealizzazione e vai avanti nella meta, perché se qualsiasi pensiero tuo ti impedisce di concentrarti. Perciò quel pensiero lo portiamo a concentrarci e a studiare. Mi è piaciuta, siccome mi ha coinvolto un po' sta cosa, no, fosse stata anche, no, non mi sarebbe dispiaciuto, no, no, non mi sarebbe dispiaciuto.
sì, è giusto quello che hai detto, cioè tende un po' a avere questa reazione, siccome la conosco da tanto tempo. Bene, Cristiano, hai qualcos'altro da aggiungere? Io mi rimetto No, anche. perché guarda, vorrei che voi capiste le carte, cioè il pensiero, ve lo traduco un attimo, cioè il pensiero che porta al malessere invece abbraccerebbe il successo con la fine, deve mettere fine ai suoi pensieri negativi perché il cielo vuole che sia così. Va bene, Simona? Buonasera Ti a ringrazio tutti. tantissimo e buonasera a te Grazie. e a tutti quelli che ci hanno guardato. Ciao a tutti, ciao ciao, ciao ciao. Ciao, ciao, ciao.